Cari compagni, ho deciso di fare un nuovo videomessaggio per a seguito dell'avviso ai naviganti numero 92 diffuso dal nuovo Partito Comunista Italiano il 19 agosto a seguito del mio primo videomessaggio diffuso il 17 agosto in merito al fallimento dell'operazione di rafforzamento del centro clandestino del nuovo PC. L'avviso ai naviganti 92, diffuso dal Comitato Centrale, elude tutte le questioni che ho posto pubblicamente nel mio primo videomessaggio e che avevo posto già con un'apposita documentazione nel momento in cui ho presentato le mie dimissioni dal centro del nuovo Partito Comunista Italiano. L'elude, non entra nel merito delle questioni, non affronta le critiche mosse alla condotta grave e nociva del segretario generale, non entra nel merito delle critiche mosse alla condotta grave e nociva dell'ufficio politico che, come dicevo nel mio precedente videomessaggio, ha avallato la decisione del segretario generale di far arbitrare, di far saltare la riunione straordinaria che io e Chiara avevamo chiesto per affrontare le problematiche che riscontravamo in clandestinità appunto a causa della condotta del segretario generale. Di tutto questo nell'avviso ai naviganti 92 non se ne parla. Prosegue l'opera di denigrazione nei confronti mia e di Chiara nel tentativo di confondere così le acque, continuare a confondere le acque, continuare a salvare l'operato nocivo del segretario generale e di il compagno Ulisse e di che fondamentalmente non serve, è una cosa inutile che non serve per aiutare la carovana a ricavare insegnamenti da questa esperienza per avanzare con una marcia in più, per avanzare con maggiori strumenti. E quindi diciamo si prosegue sulla strada del bilancio inutile, teso alla difesa dell'individuo, che non applica il criterio partire dalla testa, dalla massima, da chi dirige l'operazione nell'analizzare operazioni che falliscono e che fondamentalmente non serve per ricavare insegnamenti e trasformare una sconfitta in vittoria. Questa è una cosa molto grave, è contraria a tutti i criteri e principi della carovana e del movimento comunista e fondamentalmente fa carta straccia anche del discorso del criterio la verità è rivoluzionaria. Ho deciso di fare questo secondo videomessaggio non per tornare sugli aspetti che ho già dettagliato in modo argomentato nel mio primo videomessaggio, ma per entrare nel merito per fare un focus su alcune questioni specifiche e ulteriori che ritengo utile trattare. Alcuni compagni mi hanno detto che a loro avviso ho sbagliato a trattare all'esterno con un videomessaggio problemi interni al nuovo PC, interni alla carovana del nuovo PC. Due cose. È stato il Comitato Centrale del nuovo PC a trattare per primo pubblicamente i problemi emersi nel processo di rafforzamento del centro del nuovo PC con l'avviso ai naviganti 91 del 15 agosto. Fino ad allora, sia io che Chiara, non abbiamo contattato alcun compagno, nonostante fossimo usciti dalla clandestinità da circa due settimane, non abbiamo contattato compagni siamo rimasti in quarantena, in attesa che fosse il nuovo PC a trattare per primo pubblicamente la questione. Una volta che il nuovo PC l'ha trattata pubblicamente e che l'ha trattata in modo opportunista, ho deciso di fare il videomessaggio e quindi entrare a mia volta nel merito delle questioni.
in applicazione anche del principio i panni sporchi non si lavano in famiglia, che è proprio della carovana del nuovo PC, che è sempre stato proprio della carovana del nuovo PC. Altri compagni hanno espresso il timore, in qualche modo, che criticando alcuni aspetti dell'operato, alcuni limiti ed errori dell'operato del segretario generale del nuovo PC, il compagno Lisse, si rischiasse di mettere in discussione l'insieme della carovana, di danneggiare l'insieme della carovana. Ebbene compagni, io non sono d'accordo su questo, perché la carovana del nuovo PC non poggia sulla concezione del partito monolitico, non poggia sulla concezione leaderistica del partito, poggia invece su aspetti come il sesto apporto del maoismo, ossia ogni compagno a partire dalla testa è oggetto e soggetto della trasformazione, deve mettersi in discussione, deve trasformarsi, poggia su criteri e principi come la lotta tra le due linee, poggia tra principi come la verità rivoluzionaria. Questi non sono principi che noi dobbiamo usare in modo astratto, declamare, ma che vanno utilizzati poi nel concreto delle situazioni, come in questa. Quindi pensare che criticando alcuni aspetti di direzione del segretario generale si incida a danneggiare l'insieme della carovana è in contraddizione con l'insieme dell'impianto ideologico che ci guida, è in contraddizione con l'approccio marxista-leninista-maoista del partito. Altri compagni ci hanno detto che avremmo dovuto, è chiaro, dobbiamo accettare la critica che ci viene fatta dal Comitato Centrale, anche se non siamo d'accordo, anche se la riteniamo infondata, anche se la riteniamo una mistificazione della realtà tesa a unicamente a scaricare su di noi la responsabilità del fallimento del rafforzamento del centro clandestino del nuovo PC e a salvare fondamentalmente la faccia del segretario generale del nuovo PC e riposizionarci nella carovana, quindi accettare la critica, fare la nostra, quindi fare autocritica a nostra volta su quanto abbiamo denunciato e così diciamo riposizionarci. Noi questo non lo accettiamo, non lo accettiamo perché siamo sicuri di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo innanzitutto vissuto e di quello che poi abbiamo detto, dei problemi che ci sono stati, e quindi noi non possiamo intraprendere questo tipo di strada, assolutamente. Noi non siamo dei sudditi, abbiamo la nostra testa, sappiamo analizzare la realtà, abbiamo visto i problemi, abbiamo visto come il segretario generale ha operato, abbiamo visto come l'ufficio politico ha operato, abbiamo visto adesso anche come il comitato centrale ha operato, al di là di tutte le chiacchiere sull'analisi che si sta facendo dei problemi anche all'interno del comitato centrale, a partire anche tenendo conto anche degli aspetti di direzione, sono chiacchiere, perché i due avvisi naviganti dimostrano che in realtà l'unica cosa che si sta facendo è coprire il segretario generale, coprire anche l'ufficio politico e scaricare su di noi delle responsabilità che nostre non sono. E questo danneggia l'insieme della carovana, perché non mette nella condizione di affrontare e superare questi problemi che ci sono e che si ripresenteranno. Voglio porre delle domande ai compagni, perché sicuramente saranno in atto delle riunioni in tutta la carovana per analizzare, per discutere, analizzare quanto accaduto nel processo di rafforzamento del centro del nuovo PC, chiaramente tenendo conto delle differenze tra i due partiti, tra il partito dei Carche e del nuovo PC, e anche diciamo per cercare di creare un'unità rispetto a quanto affermato
dal comitato centrale del nuovo PC, sicuramente si terranno riunioni, si stanno tenendo riunioni già da un po', si terranno degli attivi, eccetera. In questi attivi, in queste riunioni, sicuramente le tesi principali che verranno portate sono la critica a uno pseudo atteggiamento antipartito da parte mia di Chiara, la conferma da questa che anche questa esperienza dà della necessità della trasformazione intellettuale e morale dei comunisti per creare comunisti di tipo nuovo in grado di affrontare la situazione, e la necessità di rafforzare la certezza granitica e anche di trasformare certezza granitica nella causa, nei quadri, e di trasformare anche gli aspetti di debolezza in termini di personalità, e la necessità anche di combattere nel partito per correggere gli errori anziché andare via. Sicuramente questi saranno alcuni degli pezzi forti della discussione, insomma, che verrà che è in corso e che verrà anche sviluppata, verrà imbastita e sviluppata, che è già imbastita e sviluppata nell'insieme della carovana. Io voglio contribuire a questa discussione, oltre che con il primo videomessaggio, io voglio contribuire anche con questo secondo videomessaggio, perché in queste riunioni, in queste discussioni non si affronterà il problema della sudditanza verso il segretario generale del nuovo PC, questo problema sarà eluso, verrà annullato dicendo semplicemente che è una scusa che io e Chiara abbiamo imbastito per nascondere le nostre responsabilità, per nascondere i nostri errori e i nostri limiti. Ebbene compagni, ragionate, ebbene compagni, riflettete, ebbene compagni, chiedetevi il perché delle cose, a prescindere dalla nostra esperienza concreta, ragionate partendo dalla vostra esperienza, nella carovana del nuovo PC, per valutare dove e se ci sono limiti ed errori da superare nella carovana del nuovo PC per avanzare. Voglio porvi alcune domande. La prima: spesso denunciamo nella carovana del nuovo PC che c'è un problema di conformismo. Diciamo che spesso cadiamo tutti nell'errore di trattare apertamente di urgenze e dubbi che abbiamo e tendiamo a uniformarci, a non sviscerare le questioni, a non andare fino in fondo, a manifestare un accordo più o meno unanime e a restare in superficie. Questo ad esempio è emerso anche nella parte interna, mi risulta, del congresso del PICAR, dove diversi compagni, a seguito anche della direzione nazionale, a seguito della parte interna del congresso, hanno affermato che anche questa volta, non come anche era successo nelle parti interne degli altri congressi, si è detto molto, ma non si è entrati nel merito di aspetti di dubbi e divergenze sulla linea. Perché? Da dove nasce questo conformismo? È un problema che c'è o è un problema che non c'è? Seconda domanda: da dove nasce la difficoltà a criticare i dirigenti? C'è una tendenza diffusa nella carovana, compagni, diciamocelo chiaramente, a criticare i dirigenti. Ma da dove nasce? Tre: da dove nasce la dipendenza ideologica e anche morale che si crea verso alcuni dirigenti? Da parte dei diretti, problema che è stato definito negli ultimi mesi, l'ultimo corso 2019, la personalizzazione del dirigente, cioè la personalizzazione della guida, e quindi diciamo la difficoltà poi di sviluppare un'autonomia dal dirigente, un senso critico, e quindi e invece cadere in una sorta di dipendenza. Da dove nasce? Da dove nasce inoltre la possibilità di alcuni dirigenti di ribaltare le critiche fatte loro dai diretti attraverso critiche mosse nei confronti dei diretti, cioè ribaltare la critica ricevuta nei confronti dei diretti, contro il diretto?
Da dove nasce questa possibilità? Da dove nasce questo problema? E connesso a questo, da dove nasce la possibilità che alcuni dirigenti facciano autocritica solo dentro di sé e non nei collettivi di cui fanno parte, per timore di perdere ruolo e per timore di perdere prestigio? E infine, da dove nasce la tendenza a rispondere alle critiche dei diretti dicendogli: ma tu non stai applicando le tre direttrici? Tre direttrici che, ricordo, insomma, si possono sintetizzare in cosa io faccio, posso fare per migliorare l'attività politica della carovana, del mio partito, del mio collettivo. Queste sono le tre direttrici. Da dove nasce la possibilità di ribaltare con le critiche ricevute da parte dirigente dicendo: ma tu non stai applicando le tre direttrici? E in questo modo anche smontare le critiche dei diretti, anziché al dirigente, anziché entrare nel merito, analizzare le questioni e quindi anche avanzare da parte del dirigente. Sono forse questi problemi che non esistono, compagni? Ebbene, compagni, questi problemi esistono, lo sapete bene, analizzate la realtà, la vostra esperienza, e partono dalla testa della carovana, dalla sudditanza nei confronti e dalla riverenza nei confronti del segretario generale del nuovo PC, che non è criticabile e che si ripercuotono su tutta la carovana. È un'impostazione che si ripercuote su tutta la carovana del nuovo PC. Questi problemi con cui noi, io e Chiara, ci siamo trovati nostro malgrado a dover fare i conti e con cui a prendere anche atto, capirli meglio, mettere in fila le cose, in questi 7 mesi di clandestinità esisteranno a prescindere da noi. A prescindere da noi. Ed è per questo che ho voluto fare questo secondo videomessaggio, per contribuire a riflettere, ad analizzare le questioni, a sfruttare anche le riunioni che si stanno facendo e che si faranno nella carovana su questa esperienza, per andare a fondo nella riflessione, per analizzare i problemi che ci sono, e anche contrastare la tendenza a mistificarli e a nasconderli, perché questi problemi resteranno e continueranno ad incidere nello sviluppo della carovana e in particolare nello sviluppo dei quadri, ad incidere negativamente sull'insicurezza, sulla sicurezza dei quadri, in particolare dei giovani, in se stessi, nella dipendenza nei confronti dei dirigenti e anche quindi nello sviluppo di quello che abbiamo definito piglio dirigente. Esistono o non esistono questi problemi? Questi sono aspetti di ragionamento da sviluppare. E da dove nascono questi problemi? L'intoccabilità del segretario generale del nuovo PC, che di fatto esiste, quanto determina questa malformazione dell'insieme della carovana e che incide negativamente su quanto la carovana di positivo fa? Perché la linea della carovana, la strategia, la tattica, l'impianto generale è giusto. Però ci sono alcuni problemi come questo che incidono negativamente. Questo volevo dire, compagni, per contribuire anche al dibattito che ci sarà, pur venendo tagliato fuori da esso, perché di fatto noi siamo stati, io e Chiara siamo stati espulsi di fatto dal nuovo PC, ancora non ci viene comunicato ufficialmente, ma di fatto è così. Il comunicato, l'avviso ai naviganti dell'altro giorno, di fatto è quello. Perché? Perché abbiamo osato criticare limiti ed errori del segretario generale del nuovo PC, abbiamo osato criticare limiti ed errori dell'ufficio politico, abbiamo osato non sottometterci ad una critica nei nostri confronti falsa, errata,
è tesa unicamente a salvaguardare l'operato grave e nocivo condotto dal segretario generale del nuovo PC, compagno Lisse, durante questi 7 mesi di operazione rafforzamento centro clandestino del nuovo PC. Noi non siamo dei sudditi, noi non accettiamo questa ingiustizia, siamo dei compagni, continuiamo ad esserlo, i nostri ideali, la nostra concezione del mondo continua ad essere comunista, però non accettiamo queste cose. E è sbagliato accettarle, sarebbe sbagliato accettarle. Il gruppo dirigente del nuovo PC ha fatto quadrato intorno al segretario generale, non ci sono quindi possibilità di cambiamento nell'immediato di questa situazione, troveremo altre forme e contesti di militanza, forse in futuro ci saranno le condizioni per riprendere la militanza nella carovana del nuovo PC, ma noi sudditi non lo siamo e soprattutto non lo siamo perché accettare la critica che ci viene mossa significherebbe contribuire di fatto attivamente al mantenimento di problemi che danneggiano lo sviluppo della carovana del nuovo PC e quindi che danneggiano, ostacolano, frenano la lotta per fare dell'Italia un nuovo paese socialista. La verità è rivoluzionaria, la sudditanza no. Salvare la faccia del segretario generale non è una pratica rivoluzionaria, ma è anzi la manifestazione di una concezione da piccolo gruppo e di un partito di fatto personalista. E questo è l'ostacolo per la nostra opera. E questo problema resta a prescindere da noi. E per questo lo voglio di nuovo denunciare, anche se il grosso dei compagni in questo momento non ci crede, e sta contribuendo all'opera, diciamo, di nostra isolamento, ma lo voglio denunciare perché il problema c'è e via via anche altri compagni si troveranno a doverci fare i conti. E quindi questo vuole essere un contributo per questi compagni. Ciao compagni, buon lavoro.